Ciao dal mio Pilates, eccoci qua, benvenuti alla lezione di ginnastica anticellulite. Per la lezione di oggi ti servono il pizzino, ce l'ho io, ce l'ho pronto, ce l'ho qui. I pesetti, io utilizzo ancora i pesetti da 1 chilo, quindi eventualmente bottigliette d'acqua da mezzo litro o da 1 litro, secondo un po' della tua. Del tuo stato di allenamento, voilà, guarda qua che brava che sono stata oggi. Ho preparato il mio infuso di limoni di finocchio con acqua naturale, temperatura ambiente, tac, 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 un goccino d'acqua e iniziamo. Scarpe da ginnastica. Quindi, per la parte finale, non so perché mi dimentico sempre di dirlo, invece oggi no, però non li ho ancora presi. Pallina quella tipo da tennis oppure quella tipo speakballs, sai, quelle con le puntine, un cuscino spesso, ti faccio vedere quello che userò io, ecco, no, questo è già, a parte che qui è tutto, è tutto disponibile, un cuscino spesso, per cui appoggiandoci il bacino rimane un certo spessore rispetto al terreno. La fascia elastica, come vedi, è tutto prêt-à-porter qui, tac-tac, e come ti dicevo, la pallina, l'hai presa? Pallina, ormai dovremmo essere tutti dotati, eh? Molto, molto, molto bene. Aspetta che qui ci sono dei panni stesi. Allora, la sedia la metto anche sotto così non la vedi. Per il momento ci servirà alla fine, quindi tieni anche i pesetti a portata letteralmente di mano. L'acqua ogni tanto, il mio pizzino è qui. Eccoci qua, siamo stra pronti. Allora, iniziamo. Allora, io ti consiglio, anche se non saltiamo, di utilizzare le scarpe da ginnastica perché comunque è una lezione abbastanza, diciamo, intensa in termini di lunghezza di lezione. Intanto scendi con la tecnica del doine, sai che ultimamente mi piace iniziare con questa tecnica perché è molto risvegliante, la muscolatura e quindi sintonizza e ci riscalda facilmente. Ancora un giro e su. Insisto ancora un pochino sui glutei e quindi picchiettiamo l'area lombare e diciamo dorso lombare con il taglio della mano. Voilà. Picchietto con i polpastrelli il girovita, dico polpastrelli perché è un attimino più delicato, così, giusto? Risalgo sempre con i polpastrelli nell'area del petto, intonizzo dei buoni respiri profondi, tipo Tarzan anche se vuoi. Andiamo a picchiare adesso se non ti dà noia. E quindi con la mano destra chiusa a pugno picchietto il trapezio sinistro e con la mano opposta cambio, quindi pugno chiuso, polso morbido, cambio, una mano picchietta l'altro braccio in un senso e nell'altro, scendo sul lato ventrale del braccio, risalgo su quello dorsale e quindi 2 giri anche dall'altra parte. Fantastico. Lascio cadere bene le braccia, immagina l'acqua da togliere dalle dita, dai piedi, scrollo bene il corpo, lo risveglio e concludiamo con un picchiettio, una pioggia sul cranio, un po' sulla fronte, sulle tempie. Apri la mandibola, insisti un po' sull'angolo mandibolare e quindi viene l'area nucale cervicale. E voilà! Sciogliamo bene le articolazioni principali, ruotando il capo a destra e a sinistra, lasciando ferme le spalle. Come sai, c'è un riscaldamento iniziale dedicato in parte a quello che abbiamo appena fatto, tratto dalla tecnica del Do-In, a una sorta di automassaggio. Intanto cambia il movimento, vai in rotazione con la testa da un lato e dall'altro, li alterni. Quindi la parte che stiamo facendo ora dedicata alla mobilità articolare, quindi rendiamo fluide, le nostre articolazioni.
e poi una parte un po' più adrenalinica. Tengo intanto le mani sui fianchi e spingiamo bene il bacino a destra, sinistra, destra, sinistra. A seguire, dopo il riscaldamento, c'è una parte dedicata al nostro percorso. Ti ricordo che soprattutto, insomma, durante il percorso, intanto cambia l'esercizio, eseguimi un ampio cerchio attorno all'area dei piedi. Voilà! Ti ricordo che come principio di lavoro in questo tipo di lezione non dobbiamo arrivare a quella stanchezza muscolare, cioè proprio durante l'esercizio non devi sentire quel bruciore eccessivo. Fatica sì, cambia giro intanto, fatica sì, ma un bruciore, una fatica è proprio di quelle, oh, Dio, non ce la faccio più, no. Quindi ciascuno si deve fermare un poco prima. Già la struttura della lezione è fatta apposta per impedire questo e per alternare i gruppi muscolari a livello lavorativo. Impegno. Ora intanto cambio l'esercizio, metto le mani alla base del bacino, riscaldiamo l'estensione. Prima mi allungo in alto, poi mi estendo bene all'indietro. Quindi movimento opposto, mi piego un po' sulle ginocchia e scendo. E piano piano risali e ancora una volta apro, quindi già la lezione è strutturata su questo e come sai anche, proprio che con molta facilità non è la prima lezione ma te lo ricordo, tanti degli esercizi sono anche proprio finalizzati al diciamo rinforzare la circolazione linfatica e anche quella sanguigna, dato sia da degli esercizi specifici sia proprio anche dalle posture. A questo punto riscaldiamo un po' le ginocchia, non aprirmi, ecco, avevo le gambe un po' troppo divaricate, non troppo divaricate, pensa di fare vedi le ginocchia dei cerchi sopra l'area dei piedi. Sollecitiamo le ginocchia, ovviamente senza distorcerle, e faccio l'altro giro. Mi ossigeno bene, nel frattempo mi ossigeno per bene e quindi passo a peso sull'esterno, peso sull'interno del piede, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, stop al centro, eleva i talloni e giù, eleva i talloni e giù, ecco, questo di eleva i talloni tornerà credo anche all'interno del nostro percorso perché fondamentale all'interno di una lezione di questo tipo è l'attivazione della pompa venosa e della muscolatura in genere, in toto, proprio per stimolare il ritorno venoso che parte proprio da lì giù. Ok, detto questo, facciamo una marcettina sul posto. Come vedi, le ginocchia non si alzano tanto. Voglio che realizzi bene la spinta dal piede, faccio a rallenti. Quando il piede è su, vedi, è a punta perché ha esaurito bene la sua spinta. La colonna si allunga verso l'alto, pensa che sia in auto allungamento, quindi diciamo da una parte tiro in giù il sacro, ovvio che non mi insacco, dall'altro in sulla nuca e creo lunghezza e un buon controllo posturale. Braccia abbassate, movimento oscillatorio libero delle spalle e quindi attenzione, intanto ho ripreso la sveglia, eccola qui, quella che mi permetterà di guardare i vostri secondi, non l'ho più ritrovata colorata, capirai, dice la fatica è uguale. Comunque, detto questo, ho la lancetta a portata di mano e sai benissimo perché cosa, perché dobbiamo attivare il nostro sistema adrenalinico. Quando ci muoviamo comunque un pochino parte, ma diamogli una bella sferzata a questi ormoni che provengono proprio dalle surrenali. Allora, detto questo, solo te lo ricordo, per 10 secondi dovrai fare uno sforzo disumano di una corsetta sul posto e per 20 invece mantieni una marcia che è considerata una sorta di riposo attivo, ok? Quindi 10 secondi freccia, 20 secondi riposo marciando, ok? Lo faremo precisamente per 4 volte,
Sì, oggi lo facciamo quattro volte e quindi poi il percorso successivo, quindi, ok? Quindi dacci dentro fra 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piano. Aiuto. Quindi 20 secondi di marcia sul posto, fai dei bei respiri profondi, porta qui la respirazione Pilates, il controllo posturale, il movimento è semplice, quindi puoi pensarci. Attenzione che si riparte. 3, 2, 1, scatta. 1, 5, 6, 7, vai, 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 8, 9, 10. Piano. Marcia sul posto. Il secondo, come sai, lo sento sempre. Allora, ancora 10 secondi di cammino sul posto e poi la terza ripetizione. Precisamente 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, pausa. Molto bene. Ci manca l'ultimo round. Abbiamo stimolato un preciso meccanismo energetico, l'energia che è pronta. Abbiamo tolto le disponibilità immediate del muscolo, così adesso si organizza. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di più, 7, 8, 9, stop. Cammina. Non fermarti, abbiamo 20 secondi di recupero attivo, quindi muovendoti, camminando, marciando sul posto. Seguirà una fase didattica, la chiamo così per capirci, nella quale ti spiego un po' gli esercizi. Aspetta, stavo prendendo una bacchetta, sì, tu non la vedi per fortuna, ma era qua, l'ho sfiorata. Allora, detto questo, ti stavo dicendo, c'è la fase didattica nella quale continui a muoverti un po' così, anche come me, vedi, ecco, fai attenzione però ai mobili. E cosa volevo dire? Nella quale ti spiego gli esercizi che andremo a fare, ok? Bevi un goccino d'acqua. Quindi dovrai fare, fai, li provi con me e poi iniziamo il percorso. Così, quando li eseguiamo insieme all'interno del percorso, ti ripeto le cose, ma non è come sentirlo la prima volta. Si tratta comunque di esercizi molto semplici, ok? In parte, se hai già seguito questa lezione, in parte li conosci, però ripetili con me. Step touch laterale. Un bel lungo passo, allungati bene, più spingi meglio è, chiaro che insomma abbiamo ciascuno il limite della lunghezza delle proprie gambe, comunque non rimanere lì poco più delle anche, ma allunga bene. Resta sempre un poco molleggiata sulle ginocchia. Lì posso proprio, vedi che mi giro di lato, le ginocchia sono sempre un po' piegate e c'è una sorta di molleggio continuo che viene abbastanza naturale, ok? Possiamo in realtà prendere i pesetti e tenerli sempre in mano, ok? Così aumentiamo, anche se solo di 2 kg, il carico da spostare. Secondo esercizio. E per il secondo esercizio ci servono comunque i pesetti. Allora, oggi ho pensato, sì, due direzioni. Allora, gambe alla seconda, ok? Braccia lungo i fianchi, palmi in fuori, porto i pesi alle spalle, estendo. La seconda volta porto i pesi alle spalle, allungo e ritorno. Uno, due. Ok? Alterno uno e due. Quindi è una flesso estensione del gomito a cui segue un overhead. Ok? Poi marcia sul posto, semplicemente marcia sul posto. Più alzi bene il ginocchio, più muovi le braccia, ovviamente è inutile che lo dica, più l'esercizio si fa intenso.
Tutto durerà ogni fase un minuto. Squat più reve. Allora, gambe separate, poco più delle anche. Posso tenere i pesetti se il mio è un buon allenamento, nel senso se vuoi lavorare un po' di più. Spingo indietro bene i glutei, avanti le braccia, però qui non le braccia, non mettermele troppo alte. Vedi il livello delle mani è comunque poco più basso delle spalle, ok? Questo per non creare fastidio alla cervicale. Quindi, uno, segue un relevé con estensione delle braccia dietro, ok? Quindi, avanti, relevé, braccia dietro, ok? Avanti, relevé, braccia dietro. Poi ci sarà sposto peso, semplicemente teniamo i pesi sulle anche, sopra le ali iliache appoggiate e cerchiamo di fare abbastanza velocemente questo cambio di peso. Guarda anche di lato, non devi essere lì così o non devi fare con il busto su e giù. Appena se vuoi inclinato in avanti, vedi, così sarei perfettamente diritta, poco più avanti, ma veramente di poco. Tengo forte il mio giravita e continuo a fare una sorta di molleggio sulle ginocchia. Detto questo, faremo vassoio più estensione. Quindi, braccia ai lati del corpo, immagina di tenere un foglietto di carta sottile fra l'interno del braccio e il costato, avambracci sulla, diciamo, sull'orizzontale, con i palmi rivolti in alto, ok? I gomiti sono vicini al corpo, ma non cercare di toccare il corpo. L'importante è che il contatto sia qui, fra l'interno delle braccia e il costato. I gomiti spingono in basso e a questo punto, come se fossi appoggiata comunque a una parete verticale dietro con la schiena, apro in fuori le mani senza uscire con lo stomaco e il costato, ok? Apro, chiudo, apro, chiudo. Ok? Così lavoriamo bene l'extra rotazione. Lo faremo lentamente, ok? Ben eseguito, sempre per un minuto. Seguirà, allora, ogni tre marcia tocco il tallone. Allora, uno, due, tre, su un ginocchio e con il pesetto vai verso il piede. Quello che ci interessa, anche guarda di fronte, la gamba non è perfettamente su questo piano, ma ruota un po', ok? Quindi fai salire bene, diciamo, l'interno del tallone per raggiungere la mano, così pure la mano cerca di raggiungere il tallone, ma guarda qui, non c'è mi piego sulla gamba di terra e rendo gobba la mia schiena, ma dritta la gamba di terra e schiena bella diritta. Ok? Allora, fatto questo, ci sono gli 8 movimenti in quadrupedia, quindi ci servirà, prendi l'abitudine di tenere comunque i pesetti qui in aria, perché non esattamente per questo esercizio, ma per quello dopo ti possono servire i pesetti. Allora, dalla quadrupedia, intanto ricordati di quando ti dico sistema la schiena, proprio in pochi secondi devi sistemarti bene. Pensare che la tua schiena sia come la catena della bicicletta da allungare, te lo ricordo sempre, è un'immagine utile. Due ingranaggi tirano la colonna dalle due estremità, coccige e nuca, ok? 8 movimenti, ti dicevo. Il primo è mi piego sui gomiti, i gomiti sfiorano il pavimento. 2, stendo. Ok, guarda bene la schiena in questo movimento, non è che molla, si inarca, è una chiusura dell'angolo busto-femori, busto-gambe, e la schiena rimane come una tavola, ok? Quindi fatto questo, 1, 2, al 3 sollevo da terra le ginocchia di pochi centimetri, al 4 spingo i glutei dietro verso i talloni, al 5 ritorno, al 6 alzo i glutei, al 7 scendo, all'8 tocco con le ginocchia a terra. Ripassiamo.
Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora una volta insieme, poi comunque lo faccio con te. Uno, stendo le braccia, due, alzo le ginocchia, tre, glutei e talloni, quattro, torno a ginocchia sospese, cinque, alzo i glutei, sei, torno a ginocchia sospese, sette e otto, piano, giù. Ok? Poi ci sarà bridge. Per bridge, eccoli qua i pesetti, visto il motivo per cui ti ho chiesto di tenerli. Ti dico di tenerli perché li puoi appoggiare sull'area del pube per dargli semplicemente un carico in più. Tranquilla che i glutei sono fatti apposta, ok? Devono proprio sollevare un gran carico per essere stimolati, quindi va benissimo usare i pesetti. Parti con la schiena aderente. Mentre ti sollevi, avanzi con le ginocchia e mentre ti sollevi di pensare anche ad altre cose. Il coccige verso il pube verso l'ombelico, l'addome ben scavato e qui devi sentire una bella connessione fra costato e addome. Non, le costolette e lo stomaco non deve sporgere, ma essere ben piatto e allineato. Per un minuto andiamo, ciascuno con il proprio ritmo, ad eseguire correttamente il sollevamento di bridge, ok? Il sollevamento del bacino con l'esercizio appunto chiamato bridge. Detto questo, mettiamo un attimo da parte i pesetti, ci aiutiamo con una mano a salire, cura con attenzione la risalita perché potrebbe girarti la testa e quindi è arrivato l'esercizio che ci piace di più, il minuto di recupero attivo, dove si cammina, si sorseggia, si tampona, ecco che come al solito mi dimentico, eccolo qua, preparati una salvietta, ok? Perché mi sa che anche oggi sudiamo un po'. Allora, detto questo, fammi guardare con precisione l'ora, io direi che possiamo iniziare. Quindi, pesetti in mano, sistemati i capelli se hai bisogno di sistemare i capelli, un goccino d'acqua, tamponati un attimo se sei super sudata, se per caso sei sudata, e partiamo con lo step touch laterale. Fra pochissimi secondi, fammi vedere bene la lancetta. Potevo prendere quella colorata, forse l'avrei vista di più. Allora, step touch significa appoggio il pesetti ai fianchi e allungo bene il passo laterale. Allora, partiamo fra 5 secondi e lo faremo per un minuto. Vai! Apro e chiudo molleggiando. Tengo bene le mani, in questo modo il carico finisce inevitabilmente, anche solo proprio per effetto del tenerlo in mano, lo dobbiamo spostare. Trovo un buon appiglio, anche questo è buono, mi tengo. Dipende un po' da che cos'hai, se hai anche tu i manubrietti, se hai le bottiglie, trova pace con una buona presa, ma soprattutto allungati con la colonna. Usa la respirazione Pilates e porta l'attenzione anche proprio alla modalità con cui respiri. Fantastico. Fra 15 secondi, mi sa che è partita Siri, fra 15 secondi faremo l'esercizio delle braccia. Quello delle due direzioni, in quattro tempi, ci fermiamo a gambe divaricate. Braccia protese giù, uno, scendo, due, non scendo, ok? Alternati, uno, apro, due, su, e ancora, fletto, stendo, fletto, allungo in alto, e ancora, fletto, stendo, fletto, allungo in alto, overhead. E ancora. Così da che ogni volta che si passa dalle spalle i pesetti, diciamo, le vanno idealmente a toccare. Uno senza overhead, uno con
overhead. Ancora per 15 secondi. Dopodiché ci sarà la marcia sul posto. E ancora uno, ci sta. Sì, secondo me ci sta. Fantastico. Marcia sul posto, vai. Bene la spinta dei piedi, ampio il movimento delle braccia. Fammi vedere cosa c'è dopo, squat più delle bestie. Ok, vai. Qui ti dicevo, usa bene anche la respirazione pilates, se il movimento è ciclico, una volta trovata la coordinazione ti puoi concentrare sul posturale, allungati nella schiena, inspira profondamente con la gabbia toracica, fuori l'aria, attivati bene con la powerhouse, allungati con la schiena. Spalle abbassate, lungo il collo. Dieci secondi di marcia e poi squat più relevé. E ci siamo fra 3, 2, 1, stop. Divarico. Pesetti davanti alle spalle. Uno squat. Le braccia scendono, il corpo ritorna. Eleva i talloni e stendi le braccia dietro. Avanti. Torno. Estendo. Giù. Avanti, torno, il busto si comporta esattamente come una tavola, spingimi bene indietro i glutei quando esegui lo squat, così come le braccia quando sei in relevé, e ancora, e su, ancora una quindicina di secondi, poi ci sarà il metteremo con le gambe divaricate, sposteremo semplicemente il peso da destra a sinistra, mantenendo i pesi sulle ali iliache. Ok, eccoci qua, appoggio i pesi, sposto, faccio bene, più a fondo il piegamento, più l'esercizio si fa intenso. Mantieni comunque una cosa media come piegamento e una buona velocità. Al tempo stesso allungati bene con la schiena, pensa di allontanare il coccige dalla nuca, la nuca dal coccige, ok? Ossigenati bene, sbircio, poi ci sarà il vassoio, l'altro esercizio delle braccia, mi ossigeno bene, ancora 20 secondi. Poi il corpo sarà fermo in piedi con le gambe leggermente separate e poi vedrai il movimento delle braccia, esattamente fra 7, anzi 5. E stop. Quindi gambe leggermente separate, braccia a vassoio, quindi gomiti flessi spinti in basso. Ti ricordi, apro, chiudo, apro. Chiudo, tengo come idealmente due foglietti fra l'interno delle braccia e il costato. Quando apro in fuori ricordati di allungare la colonna e di non inarcarti, di non uscire in avanti con il costato. I gomiti spingono costantemente verso il basso, aiutati anche dalla gravità. Mi ossigeno bene. A seguire ragazzi, intanto abbiamo ancora un po' di secondi di vassoio. Ci sarà poi la quadrupedia, 8 tempi di esercizio in quadrupedia. Abbiamo ancora una decina di secondi, cura il girovita, l'allungo della schiena, 5 secondi e direi che il tempo è scaduto per questo esercizio. Mettiamo a terra i pesi in prossimità perché ci serve per quello dopo. Preparati in quadrupedia, schiena table, dita rovesciate, piega le braccia 1, stendi le braccia 2, stacca le ginocchia 3, spingi i glutei dietro 4, 5 ritorno, 6 in alto, 7 torno, 8 appoggio, piego 1, stendo 2, alzo le ginocchia 3, glutei talloni 4, torno 5, alzo 6, scendo 7, appoggio 8, piego 1, 2,
3, dietro 4, 5, 6, 7, ultimo dovrebbe starci, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, sdraiati, pancia in su, recupera i pesetti, posizionali sopra l'area del pube per eseguire insieme bridge, vai. Bene la schiena, l'allineamento della schiena, glutei ben contratti. Avanza con le ginocchia mentre sali, mantieni l'allineamento della schiena. Pensa che il coccige sia il primo a salire, ad andare verso il pube verso l'ombelico. L'addome è scavato. Ancora un po'. Mi ossigeno bene. Ragazzi, fra 15 secondi ci aspetta l'esercizio che preferiamo. Il riposo di un minuto, il riposo attivo. Forza, esegui bene anche questi ultimi secondi. E stop. Appoggia di lato i pesi. Porta un ginocchio al petto o anche due. Sollevati o passa sul fianco, ancora meglio se passi sul fianco, rimani un attimino nella posizione in ginocchio e quindi alzati e quindi eccoci qua nel pieno minuto, abbiamo ancora circa 35 secondi, ci è voluto del tempo per alzarci, asciugati un po'. Vai a sorseggiare, ricordati il livello di intensità che deve essere, cioè percepire la fatica, probabilmente stai sudando anche tu perché perlomeno io ho ancora caldo, qui in mansardo obiettivamente è un altro microclima, ma non devi mai sentire quella fatica esagerata, ok? Vai adesso a prendere i pesetti perché siamo già pronti per iniziare con lo step touch laterale proprio adesso. Questo è lo step touch. Il passo laterale, il nostro percorso è già ricominciato. Passa in fretta, è il minuto. Lo so, lo so. Intanto pensa bene all'allungamento. Coccige e nuca che si allontanano, giro vita forte, respiro profondo, porta qui il Pilates, quindi inspira, espandi bene la gabbia toracica, fuori l'aria, attivati nella powerhouse e nell'autoallungamento della colonna. A seguire ci sarà l'esercizio delle braccia con le gambe divaricate alla seconda. Ancora 15 secondi di step touch laterale, allunga bene il passo, mantieni una buona velocità di esecuzione. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, resta. Braccia distese, palmi in fuori, dentro la pancia. 1, stendo, 2, stendo in alto e ritorno passando dalle spalle. 1, stendo giù. 2, stendo in alto e ritorno toccando le spalle e giù, fletto, stendo, fletto, allungo in alto, tocco le spalle quando scendo, giù, 1, stendo, 2, allungo in alto, tocco le spalle quando scendo, giù, 1, stendo, 2, allungo in alto, tocco le spalle quando scendo e apro, 1, stendo e allungo in alto, tocco giù, ancora una decina di secondi, tieni bene il giro vita e la schiena, ci sta l'ultima estensione di overhead in alto e quindi amici miei marcia sul posto, vai, spingi bene con la pianta dei piedi, mantieni un buon ritmo, un buon movimento delle braccia, ok? Più alzi le ginocchia, più muovi le braccia, più è inutile dire la fatica si percepisce. Usa bene l'allungamento della colonna, quindi controllo posturale. Molto bene. Ossigenati profondamente. Siamo già a più di metà di questo esercizio, seguirà lo squat con il relevé,
Ok, ancora una bella quindicina di secondi, attivo, attivo, attiva di marcetta, forza, ossigenati bene, spingi bene con la pianta dei piedi, 5 secondi, 4, 3, 2, stop, gambe leggermente separate, scuote con estensione delle braccia, torno, elevo i talloni e spingi bene le braccia dietro. Squat, avanti le braccia, ricordati mani sotto la linea delle spalle, schiena bella, diritta. Giro, vita forte, scendi bene. Ossigenati. Molto bene. Siamo a metà di questo minuto dedicato a squat e relevé, spingimi bene con le dita dei piedi e a seguire ci sarà lo sposto il peso da destra e sinistra mantenendo le gambe divaricate. Un ossigeno, ancora 10 secondi, ben eseguiti. Vai, 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 vai. E stop. Eccoci qua a fare l'esercizio di sposta il peso. Mantieni le gambe ben divaricate, petto aperto, giro, vita forte. Non stiamo facendo solo gambe per capirsi, perché magari senti e vedi il movimento proiettato nelle gambe, ma allungo nella colonna, respiro controllato, spalle abbassate. Mantieni il tuo ritmo, anche più veloce del mio, assolutamente. Quando il ginocchio si piega nella direzione della punta del piede. Seguirà a questo esercizio il vassoio. L'esercizio delle braccia da in piedi. Ancora 10 secondi di questo movimento, di questo esercizio. E quindi insieme andremo a fare il vassoio fra 3, 2, 1. Gambe divaricate quanto le anche. Posizione del vassoio, avambracci sull'orizzontale, gomiti spinti in basso, apro senza alterare la forma della schiena. Mi allungo verso in alto, come se ti tirassero proprio dall'attaccatura dei capelli. I gomiti sono spinti in basso e chiudo. Apro e chiudo. Tengo scavato l'addome. Mi ossigeno profondamente. A seguire, oltre il vassoio, a seguire ci saranno i tre tempi di marcia con il tocco del tallone all'interno. 10 secondi di vassoio ancora e poi tre tempi di marcia e tocco del tallone sull'interno e precisamente adesso. Marcia sul posto. 1, 2, 3, tocco. 1, 2, 3, tocco. 1, 2, 3. Vai, prendi il tuo ritmo. Prendo il ritmo. Sì, non l'avevamo fatto prima. E allungo. Ricordati, la mano va verso il piede va verso la mano, ma la gamba di terra è tesa, il busto è disteso. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è un piccolo twist della colonna. Mi ossigeno bene prima di mettere giù i pesetti e prepararci per la quadrupedia in 8 tempi. Precisamente ora, a terra i pesi recuperabili, vai in quadrupedia, dita dei piedi rovesciate, 8 movimenti, 1, 2 stendo, 3 alzo le ginocchia, 4 dietro, 5 torno, 6 alzo bene, 7 abbasso, 8 tocco a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ancora 1, 2, 3,
quattro, cinque, allungati bene, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stop, girati, sdraiati, pancia in su, metti i pesetti, prendili prima di tutto in mano e mettili sopra l'area del pube per bridge. Prepara bene la schiena, sollevati, abbassati, glutei sempre contratti, bacino leggermente retroverso. E quindi quando sali vai un poco avanti con le ginocchia, mantieni la connessione costato-addome e respira profondamente. Ancora 30 secondi e poi una meritata pausa. Ossigenati bene, compatta nella schiena, pochi secondi ancora, davvero due, uno, stop. Metto giù i pesi, ginocchia al petto oppure mi metto sul fianco, mi aiuto a salire, transito dalle varie posizioni, attendo che la pressione, la circolazione si adattino, quindi in piedi. Quindi, non so tu, ma io ho un bel caldino ancora. E quindi un sorso d'acqua, ce lo siamo molto, diciamo che ce lo siamo meritati. Stai ancora in prossimità dei tuoi pesetti, anzi, direi di prenderli in mano. Continua a camminare, muoviti, perché facciamo l'ultimo giro di l'ultimo set, ok? Allora, 5 secondi e ripartiamo dallo step touch. Ecco, è arrivato il momento, vai, ultimo giro, con sorprese. Vai, molleggia bene sulle gambe, allungati con la schiena, mantieni una buona velocità, carico è basso, una buona lunghezza, di un buon volume di lavoro, diciamo, con una bassa intensità, mantieni la velocità, senti che la frequenza cardiaca riprende subito a funzionare, ad attivarsi. Il prossimo, intanto ti faccio la promo delle braccia, saranno i due movimenti, la flesso estensione e l'overhead, per capirsi, a gambe leggermente divaricate. Una decina di secondi ancora. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, stop. Gambe divaricate, braccia fuori, colonna ben allungata, fletto, stendo, fletto, overhead e torno da, diciamo, a toccare le spalle. 1, stendo, 2, overhead, tocco le spalle, giù. 1, stendo, 2, overhead, tocco, stendo, 1, stendo, 2, overhead, tocco le spalle, giù, 1, stendo, 2, overhead, tocco le spalle, giù, 1, stendo, 2, overhead, spalle, giù, 1, stendo, 2, overhead, tocco, ce ne sta un altro, almeno, forse anche due, vediamo. E in realtà no, ci stava la pella. Marcia sul posto, vai, bella dinamica, vai veloce, diamoci dentro in quest'ultimo set, amici, che poi ci aspetta un bellissimo defaticamento, un bellissimo momento di stretch and detox. Mi ossigeno bene, spingo bene con la pianta dei piedi, mi allungo bene con la colonna, il mio giro vita è forte. Vai, senti bene i piedi dentro le scarpe, spingi fino alle dita, devi sentire stanche le dita dei piedi. Ti ricordo intanto il prossimo, con gioia, che sarà lo squat con
il rilevé accompagnato dal movimento delle braccia. Impegniamoci ora in questi 15 minuti, secondi di marcia, che sono già diventati 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop alla seconda per squat, affondati bene, braccia ai lati, eleva i talloni, sube nelle braccia. Ossigenati bene, schiena bella diritta, non necessariamente veloce, ma ben eseguito. E forti nell'addome, forti nella schiena, su bene con le braccia. Molto bene. Seguirà la posizione di corpo alla seconda, piedi divaricati con lo sposta il peso da destra a sinistra, ma dedichiamoci ancora con molta attenzione a scuotere le leve. 10 secondi ancora. Ultimo ci sta. Su, 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 su. Molto bene. Eccoci qua. Bene dinamico questo. Sposto bene il peso, destra e sinistra. Un bel molleggio nelle gambe. Allungati bene in alto. Forza. Ossigenati, apro bene l'appoggio, mi piego, più mi piego meglio è, ma devo anche mantenere un movimento rapido, ciclico, veloce. Orienta bene il ginocchio verso la punta del piede, forza. 15 secondi ancora, qui seguirà l'esercizio del vassoio. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, voilà, fermi, gambe separate quanto le anche, teso, ben allungata la postura, apro, chiudo, 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 allungati, mantieni i glutei contratti, l'addome scavato, colonne in autoallungamento, spinta giù bene le scapole. Per fare questo cerca di spingere giù bene i gomiti, questo ti aiuta anche proprio ad abbassare le scapole stesse. Ancora 10 secondi da adesso, poi ci saranno i tre tempi di marcia con il tocco e il tallone all'interno. Molto bene, tempo partito. Tre tempi di marcia, 1, 2, 3, tallone. 1, 2, tallone. 1, 2, 3, tallone. 2, 3, tallone. 1, 2, 3, tallone. 1, 2, 3, tallone. Forza ancora. A seguire ci sarà il nostro esercizio in quadrupedia. Ancora 20 secondi, ricordati, tesa la gamba di terra, allungato il busto. Oggi è lunga, lo so. 10 secondi ancora. Pochi secondi ci separano dal nostro esercizio preferito, che è quello di 8 tempi in quadrupedia. Adesso metti comodi i pesetti perché ci servono, ma non per briciole. Allora, va, quadrupedia. 1, stendo. 2, dietro. Torno, alzo, giù e giù del tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, ci sta l'ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai che ce ne sta un altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alzati in piedi, prendi i pesetti, mi odi, vero? 1, 2, 3, tocco l'esterno del tallone, 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch, 1, invece che diminuire è stata una progressione con un esercizio sempre in più. Ti ho scontato il primo set, il secondo ho avuto questo, il terzo ho avuto l'interno tallone, l'esterno tallone. Non ti piacciono le mie sorprese, lo so. Tra 20 secondi segue Bridge e poi abbiamo davvero finito, non ti inganno più. Forza. Andiamo un po' anche di intrarotazione, così proprio abbiamo fatto, non abbiamo lasciato credo neanche un muscolo inutilizzato. E stop, sdraiati, pesetti sopra l'area del pube e quindi bridge, ossigenati, coccige verso il pube, pube verso l'ombelico, ricordati di avanzare un po' con le ginocchia mentre sali, ben allineata la schiena, sempre in imprint, quindi quando sei giù la schiena, diciamo, sfiora tutta la terra, il materassino, glutei sempre contratti, che si contraggono sempre di più mentre ovviamente esegui il movimento. Forza che non manca molto per il nostro momento di pausa. Solo 10 secondi, amici miei, forza. Dopodiché ci alziamo con attenzione per la pressione. Voilà, amici, stop. Io uso le ginocchia al petto, mi sollevo piano, resto un attimino perché potrebbe girare la testa, approfitto per togliere le scarpe, le calze, lascio, però mi alzo in piedi e mi dirigo verso la fonte d'acqua sorgiva. Eccoci qua. Ti consiglio vivacemente questo intruglio perché è delizioso. Non ti fermare, continua a muoverti. E vai a prendere la pallina. Pallina sotto la pianta del piede. Qualche minuto, qualche poco, insomma, un automassaggio sotto la pianta, irrequieta la mia pallina, sotto la pianta del piede, qualche minuto a destra e a sinistra, mi ossigeno profondamente, ormai questo esercizio lo conosciamo, quindi rigolati nella pressione, deve essere una pressione che senti, ma non eccessivamente dolorosa. Ossigenati. Molto bene. E cambio dall'altra parte, piano prima, anche solo per prendere familiarità e tenere la pallina sotto controllo e quindi vai di rullo un po' più pesante, un po' più intenso. Oggi è stata lunga, lo so. Ossigenati bene. Tu continua, io voglio ottimizzare i tempi di preparazione. Tu continua con questo massaggio, ancora una quindicina di secondi. Io voglio, ripeto, ottimizzare i tempi perché devo spostare la camera e quindi preparare. Ok, fai anche tu adesso tutti gli spostamenti che devi fare, ovvero prendi la sedia,
Aspetta che qui se stacco la corrente è una cosa che non va bene, l'abbiamo ormai capito. Prendi la sedia, prendi il cuscino e prendi la fascia elastica. Anche l'asciugamano. Ulala, voilà. Molto bene, siamo giù a terra con il bacino sollevato per far passare il nostro cuscino e quindi trova la distanza giusta dalla sedia per appoggiare comodamente centralmente il corpo, ok? Che meraviglia! Che ne dici? Eh? Ora mi porti un attimino le ginocchia verso il petto e voglio solo che, facendo ovviamente attenzione a non pigliare la sedia, continui un attimino a muovere le gambe in questo modo, sgambettando letteralmente. Oggi ci siamo dilungati molto con 3 cicli di percorso, quindi se desideri puoi prolungare la tua fase detox, il mio consiglio è di andare nella lezione di stretch and detox nella parte finale e poi, se hai ovviamente hai tempo, completarla. Fammi solo qualche movimento con le caviglie, poi pure come me, vedi che le gambe le sostengo con le mani, quindi non faccio neanche quella fatica di sostenere le gambe. Un po' di altro giro, facciamo defluire per bene il sangue, piede flex and point. Se non riesci a tenere tese le gambe le lasci semiflesse e quindi di nuovo vado a sgambettare felice. Mi fermo, rilasso le ginocchia verso il petto, le sostengo con le mani, faccio dei cerchi, mi ossigeno bene in un senso e nell'altro. Quindi faccio flex and point. E voilà, torniamo a recuperare l'appoggio dei piedi sulla sedia. Quindi vai a prendere la fascia. Io la piego un attimo per non avere le estremità troppo ciondolanti in giro. Quindi prendo il piede destro e cerco di tirare bene la gamba con il piede a martello. Se non riesci a tenere la gamba tesa sulla verticale, ti fermi un pochino oltre, ma purché tesa e con il piede a martello. Se riesci a superare la verticale, tanto meglio. Non mi cambiare ancora gamba, ma cambi l'appoggio del piede di terra che scende sotto la sedia. Estendi, cerca di stendere bene la gamba a terra. Wow! E piano richiamo le gambe per effettuare il cambio. Quindi prima appoggerai la gamba che è stata strecciata alla sedia, l'altra in alto, tesa, bilanciami bene l'appoggio del bacino, attenzione a non rimanere proiettata all'indietro, dai proprio, schiaccia bene il sacro sul cuscino, dai bene lunghezza alla tua colonna, il piede a martello, gamba tesa, ossigenati bene. Voilà, seconda parte, a terra l'altra gamba, cerca di resistere con questa verso di te, senti tirare bene l'angolo qui, cioè l'angolo, la parete anteriore dell'anca. Mi ossigeno bene,
Molto bene. Piano recupero. Voilà. E vai nella posizione dell'idilio. Il paradiso proprio, la totale area comfort. Zero fastidi. Tutto relax. Ossigenati bene. Rilassati. Puoi anche, se vuoi, tenere le mani sull'addome e fare dei bei respiri addominali. Facciamo un bel massaggio agli organi interni con questo respiro. Ancora. Respira, gonfia la pancia, qualche secondo di apnea e lascio andare. Qualche secondo d'apnea. E lascio andare. Allora ragazzi, voi state lì quanto volete, rilassatevi, recuperate, lasciate che la posizione agisca. Il beneficio di questa posizione è duplice per la circolazione, sia sanguigna che linfatica, e per la schiena che viene aiutata a essere, diciamo, in una posizione, diciamo, di decompressione antalgica. Senti che ringrazia. Quindi rimani, io mi sto addormentando un po', rimani quanto vuoi. Io esco perché ovviamente il nostro tempo è terminato, però tu rimani. Se vuoi addirittura completare con la lezione di stretch and detox, lo puoi fare. Ricordati, altrimenti, se solo termini anche tu fra qualche minuto la lezione, di fare tutti i passaggi lentamente, di goderti anche questo. Quando togli il cuscino, la tua schiena invoca proprio un respiro profondo. Passerai prima sul fianco, sul gomito, non affrettare la risalita, rimani. Ricomponiamoci un attimino. Io ho sudato un bel po', in posizione seduta e eccoci qua. Non l'ho preparata prima l'acqua, nel senso non l'ho portata con me, ma è arrivato per me il momento. Magari tu sei ancora lì in pieno relax, ricordati comunque di bere un abbondantissimo bicchiere d'acqua, soprattutto se hai sudato come me. Voilà, ti ringrazio e ti aspetto presto con la prossima lezione. Un bacio.